Tra i tanti commenti e considerazioni che stanno serpeggiando tra la gente sul web a poche ore dalla conclusione dell'emergenza bomba, uno dei più diffusi è quello a riguardo del fatto che questo mostro silente, dal devastante potenziale distruttivo, è rimasto in letargo a pochi metri dalla superficie per ben 74 anni, probabilmente da quel 15 aprile del 1944 in cui i bombardieri inglesi tentarono di interrompere la linea ferroviaria adriatica. Migliaia e migliaia di persone in tutti questi anni ci si sono sdraiate sopra a prendere il sole, oppure quanti pescatori durante le serate invernali ci hanno piantato sopra i picchetti per le proprie canne da pesca, e via via di questo passo la lista degli scampati al pericolo si allunga, senza contare a cominciare dai due operai che stavano procedendo allo scavo con la ruspa martedì mattina, fino ai tecnici dell'ASET e dalle forze dell'ordine che nelle prime ore del ritrovamento, prima dell'arrivo degli artificieri dell'esercito, ci hanno gironzolato attorno. Il resto, gli sconclusionati commenti o improbabili soluzioni alternative all'evacuazione di sicurezza messa in atto dalla macchina dell'emergenza, li lasciamo alle piccole menti che li hanno partoriti. Ma questa situazione impone una considerazione che probabilmente è la stessa che si sono fatti in queste ore i vertici dell'ASET, fermando ambedue i cantieri e intrapreso un'operazione di approfondimento sul sito in questione, dato questo precedente storico. Ma tra coloro che hanno subito l'evacuazione, con quale stato d'animo si sono vissute le seppur brevi ma concitate ore? Come si sta a sapere di aver scampato un così grave pericolo e di aver convissuto a pochi metri da un simile mostruoso marchingegno? Avevate una bomba a due passi, a 100 metri. È vero. Come l'avete vissuta? Niente, noi ci siamo accorti verso l'una che c'era un po' di movimento qua giù. Mio marito fa, non avranno mica trovato una bomba. Niente, dopo è arrivato un poliziotto verso le 3:30 che ci ha detto che per un paio d'ore dovevamo andare via, dovevano arrivare gli artificieri. Invece non siamo potuti più rientrare. Quindi siamo andati a dormire da mia figlia che era in via Roma proprio al limite. Al limite, sì sì. Che ora siete rientrati poi? Ieri mattina verso le 8. Sì, no, è stato traumatico per me. Come avete passato la giornata poi praticamente? Io sono andata a casa di mio figlio, non sono andata ai centri di raccolta. Quando sono tornata ero come una stordita. Perché è un'esperienza un po' così, sì, traumatica. Non me l'aspettavo, ecco. Avevate la bomba a 50 metri? È proprio dietro casa mia, mamma mia. Poteva esplodere da un momento all'altro. Sono esperienze della vita, no? Bisogna aspettarsi di tutto. Io ho visto voi al mattino alle 9 fare delle riprese. Sì. Passeggiavo, la solita passeggiata, la giornata l'ho fatta in casa perché avevo delle cose da fare. Alle 7 sentivo del vociare qua fuori e ho visto 3 macchine della polizia, tanta gente che chiedeva. Io mi sono affacciato alla mia vicina di casa per avere notizie. Ho scoperto in quel momento che c'era una bomba, che era pericolosa. Sentendo, era uno di quei modelli che lavorano molto bene in basso, ecco. Distruggono. Come ha vissuto la giornata di ieri, insomma? Io l'ho vissuta benissimo, che ho dormito a casa mia. Ah, ecco, lei non si è allontanato. Io non mi sono allontanato. Gliel'hanno detto però che bisognava andare via. Certo, certo, però io e il mio cagnolino siamo stati a casa. Ho avuto fiducia, che ho detto in 70 anni chissà quanto per arrivare qua, quanto ha sbattuto, se non è scoppiata lì, non scoppia adesso. Non è scoppiata. Certo che un pochettino di disagio l'ha dato, però la prudenza, io credo che abbiano fatto un'azione veramente encomiabile, sia certo, l'esercito e la marina, ma anche il sindaco, tutta la giunta. Qualcuno dice un po' esagerati. Esagerato, ma se però... la bomba era in pericolo che deflagrasse, perché è stata innescata, probabilmente, certo, no? Muovendola nello scavo. E quindi c'erano queste 144 ore in cui il reagente chimico poteva creare l'esplosione, per cui era a rischio. Certo, perché rischiare, no? Perché rischiare la popolazione. Quindi il dubbio adesso sorge spontaneo, dice, ma ce ne saranno delle altre?